buona giornata a tutti i nostri amici di Rai 1, a tutti i telespettatori che seguono costantemente Linea Verde Orizzonti. A Gerola, 600 metri, anche più sul livello del mare, a picco sul mare, sulla costiera amalfitana. Voi mi direte, allora con tutto questo verde, che ci fai davanti a un garage? Passo carrabile. Che ci sarà dentro? Una macchina storica? Vediamo un attimo, ci sarà una bicicletta? Ci saranno damigiane di vino? C'è una sorpresa, ci sarà, ma c'è una sorpresa grandiosa, unica, che appartiene a questo territorio. Guardate, uno scenario incredibile, meraviglioso. Ciao Mario! Ciao! Guardate che meraviglia! Come stai? Non c'è male. Senti, come si chiama questo pomodorino? Noi chiamiamo fronte di patate. Fronte di patate. Loro, quando arriva aprile, mettono le piantine, poi sì, in agosto raccolgono. Qui ci sono 3.000, vuoi chiamare 3.000 insetti, pentole, sì, cioè, sono pentole tutto... piccoline. Posso prendere, Mario? Sì, sì. L'anzerta, come dite voi, diciamo anche noi in Puglia, al mio paese, a San Severo. Ma cos'è questo? Filo di canapa, cos'è? Sì. Piennolo viene da pendolino, che vedete, qui sono tanti pendolini che loro attaccano su questo filo, scusa. Sì. Poi questo me lo porto, che devo metterlo sul pane, che al mio paese si mangia pane, pomodoro e olio. Allora, ascoltate, guardate. Questo pomodoro ha questa punta particolare, tutto rosso come la lava del Vesuvio. La leggenda dice che le radici di questa pianta vanno ad alimentarsi nella lava incandescente. Non è vero, però, vive questo pomodoro su un terreno vulcanico molto importante, sul magma, dove c'è ferro, magnesio, molibdeno, manganese, tanti minerali. Quindi tu dal mese di agosto li metti qua e sì, resistono fino a febbraio addirittura. Fino a Pasqua. La segatura, perché giustamente un po' perché qualche pomodoro si rompe, poi va, ma sì, soprattutto per l'umidità, sì, perché l'umidità che fa, e nell'aria c'è, la segatura serve ad assorbire l'umidità. E io ti faccio i complimenti, che è un pomodoro, guardate, ma poi la buccia dura, poi tutti dello stesso colore, perché quando loro piantano con i sostegni viene sollevato dal terreno, ma tutti i pomodori ricevono la stessa quantità di luce e di sole, perché sennò c'è, sì, quello verde, quello giallo, guardate che meraviglia. E io adesso mi porto questa anzerta nel forno qui di fronte, sì, perché devo preparare pane, pomodoro. Ok. Le antiche tradizioni. Le antiche tradizioni nelle mani di una nonna, Gemma. Guarda, appoggiamolo qua a proposito, va. Allora, attenzione. Questa nonna Gemma, fra pochi mesi, in aprile, compirà, indovinate, 70, 80, di più. Quanti? 90. 90 anni. Il 16 aprile. È bello. E lei, dalla mattina alla sera, da sempre, è qui con le tradizioni di una volta. Ecco, spostiamo questo. Senti, nonna, questi sono i taralli tipici proprio di qua, di Agerola. Sì, sì. Mi fai vedere come ne fai uno? Fammelo, vediamo. Senti, tu hai imparato bene mentre la nonna lavora? Ma la nonna è molto più brava rispetto a me. E certo, è più brava la nonna, vorrei vedere. Però è bello vedere un giovane, quello che dicevamo anche prima e stiamo dicendo in questi giorni, i giovani, è bello quando entrano a far parte dell'antica tradizione di un prodotto, di quello alimentare o non alimentare. Tu hai imparato bene? Abbastanza. Ma devi far prontare all'uscio tu dopo, eh? Ok. Quindi farina, acqua e sale. Fammi vedere, nonnina, la tua bravura, fammi vedere. Guardate che brava. Oh! Adesso dopo, dove vanno a finire? Lì dentro, nell'acqua calda? Sì. La nonna poi tira fuori dopo un minuto questi taralli, fatti poi con la farina e con l'acqua. Eccoli qua, mettiamo qui sopra, facciamo vedere. Eccoli qua, guardate, che meraviglia. Poi nel forno escono fuori, sono un po' mezzo biscottati ancora, eh. Si fanno raffreddare, poi ancora nel forno e diventano biscottati. Nonna, tu ci devi fare adesso un regalo. Me lo fai un regalo? E che regalo da Giafo? No, non voglio il tarallo. E che ma dai prima un bacio qua. Bravo, e io ti do un bacio a te. E mi devi cantare una canzone dedicata a tutte le mamme che ci stanno guardando. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te, mamma, quando ti voglio bene. Il provolone del Monaco ad Agerola. E io tempo fa passai di qua e mi hanno detto: vuoi assaggiare una prelibatezza, il provolone del Monaco? Io ho detto: vabbè, andiamo, dov'è? Quale frate, quale monaco prepara questo provolone? Invece questo provolone, guardate, Antonio, possiamo togliere? Sì, sì. Questo è chiamato del Monaco. Beh, nei tempi addietro, quando preparavano questi provoloni, tutti andavano con i muli verso il mare, sulle imbarcazioni, per portarlo a Napoli.
per il freddo quei contadini, gli allevatori su queste barche si coprivano con un saio di monaco, tipo quello del Monaco, sì. E quando arrivavano a Napoli tutti quelli del porto dicevano: vedete i monaci, il provolone del Monaco, insomma, alla fine viene chiamato provolone del Monaco. Ma non finisce qua, questo provolone ha un sapore diverso da tutti gli altri tipi, perché qui c'è l'80% di latte vaccino normale e il 20% di una mucca che si chiama bovino a gerolese. Adesso mi spiega una cosa, sta povera mucca che male ha fatto, ma perché sta in estinzione? E addirittura è segnalata su questo libro che la FAO ha messo a punto, e tra i vari bovini che stanno finendo di vivere o di esistere sulla terra c'è anche questa mucca gerolese. Purtroppo perché? Perché sono animali che non hanno una grossa produzione di latte, come per esempio la razza frisona. Ho capito, però gli allevamenti industriali, quelli intensivi, è vero, queste mucche sono le macchine da latte, fanno 50-60 litri di latte, però poi quando lo assaggi, sa di niente. L'autoctona riesce a produrre 5-6 litri di latte, questa stiamo sui 15-16. Sì, 15-16 litri. Però è una mucca che mangia? Mangia prodotti del territorio, mangia frascame, foglie. Foglie di castagno e di lecce. Pensate, una mucca che mangia le foglie, frascame, ecco perché poi alla fine produce latte particolare. Noi vediamo i casali qui, abbiamo visto anche mentre parlavamo che stavano lavorando e adesso continuano a lavorare perché loro stanno preparando. Ciao Franco! Ciao! Allora, voi siete dei grandi esperti, abbiamo detto il 20%, poi c'è tutta una tecnica, c'è le vostre mani. È tutta una tecnica di lavorazione che viene. E in quanto tempo voi preparate un provolone? È più o meno 20 minuti? Una buona cottura, sì. Oh, poi lo mettete in cantina per quanto tempo? È una stagionatura minima di 6 mesi. 6 mesi, poi continuate che vogliamo vedere come nasce. 6 mesi, per però dargli... anche a 15 mesi, 12 mesi. Sì, sì, per dargli quel sapore un po' piccante. Guardate la bravura di questi signori. La manualità. Ecco, io quello dico, ma i giovani, i ragazzi, non vogliono imparare questi mestieri? I mestieri antichi stanno scomparendo. Il classico lavoro, quello là che si svolge durante le ore notturne per avere un prodotto fresco in negozio. Serve sacrificio e volontà, Franco. Allora, Antonio, finiamo qui noi. La pioggia che va e ritorna il sereno, una vecchia canzone, è quello che vorremmo che accadesse ad Agerola, perché c'è una grande pioggia come vedete. Allora carissimi amici, qui ci sono tante tradizioni, ma servono queste tradizioni soprattutto ai giovani. Guardate, questo signore quanti anni ha? 73. Da quanto tempo fa questo lavoro? Da sempre? Quando avevo 78 anni. I giovani non lo fanno? No, non lo sanno manco fare. Non lo sanno fare, non vogliono imparare. Niente. Lui? Io voglio imparare, non ci vanno imparare. Lei vuole insegnare, non vuole imparare. Allora, lui che fa? Questi signori vanno in giro, ci sono alberi qui di salice, raccolgono tralci e lui, guardate cosa fa. Vedi? Riesce a dividere ogni tralcio, vedete? In tante parti per renderlo flessibile, perché poi che ci fa con questa parte che taglia? Legare le vite, così vedi? Legare le vite, guardate, come se fosse un vitigno questo, guardate, flessibilissimo, naturale, non si rompe, guardate che non bravura. Si rompe, vedi? Vedete, fa il nodo legato, ed è fatto. Ecco qua. Guarda, non si toglie più. E come bravo, si toglie? Bravo. Vedete, come si toglie? Il salice, come ti chiami? Paolo. Paolo invece con il salice, senza scortecciarlo perché è flessibile ma più duro, fa i cesti. Cesti, sì. Quanto tempo serve fare un cesto? Ci vuole parecchio tempo. Parecchio tempo. Allora, carissimi amici, io girando a Gerola ho visto qualcosa di straordinario. Cioè loro coltivano una pianta che poi all'improvviso si alza, arriva a 5 metri di altezza. Un rampicante bellissimo. Poi questo rampicante produce fiori, poi produce dei frutti. Guardate il frutto. Loro però la coltivano a scopo ornamentale. Io sono passato di qua, ho detto, ma che fate? Ma siete impazziti tutti. Questa a scopo ornamentale. Questo frutto va mangiato quando è giovane, quando è tenero. Quando diventa secco, leggero così, può diventare una spugna vegetale, come fanno in Cina, in Giappone, è una spugna anallergica. Guardate il risultato, vedete la spugna. Questo qui, guardate, se noi facciamo così, guardate, si rompe, vedete cosa viene fuori, guardate, c'è dentro la spugna, vedete, c'è la spugna che viene fuori. Quindi voi alla fine, basta scortecciarlo,
gli amici che stanno a casa, si chiama luffa, luffa, andate nei garden e comprate i semi di luffa. Vedete, questa qui si scorteccia, vedete, ci sono tre logge, una, due, tre. Qui ci dovrebbero essere anche dei semi, vediamo un po', qualcuno ha visto i semi prima, vediamo se riusciamo ad avere i semi, eccoli qua, guardate. Vedete i semi? Nelle logge ci sono i semi, basta metterli nel terreno e viene fuori la pianta. Dicevo, è anallergica, queste fibre vegetali per fare il peeling, per buttare via le cellule morte e favorire la rigenerazione delle nuove cellule, bambini, anziani, tutti, per la cucina, per la pelle, è una spugna biodegradabile, è una spugna da tenere in casa, la si può tagliare a seconda di quello che ne dovete fare, la si può legare anche a un bastone per potervi pulire la schiena. Seminate la luffa, una spugna vegetale di alto interesse. È tempo di maiale ed a Gerola è zona di maiale. Vedete alle mie spalle tante case, tante abitazioni, poi con montagne, boschi, qui sembra di stare in Alto Adige, solo che dall'altra parte c'è il mare, bellissimo. Mi dicevano che una volta ogni casa aveva il proprio cortile e la propria stalletta piccola con il proprio maiale, cioè tutti avevano il maiale in casa. A proposito di maiale, ci sono alcuni tipi di carne di maiale che sono di alta qualità, hanno profumo, sapore, consistenza, e ci sono alcuni tipi di carne di maiale purtroppo che non hanno profumo, non hanno consistenza, c'è molta acqua ed è di una qualità molto molto bassa. Antonio, perché alcuni tipi di carne hanno una qualità particolare alta e altri hanno una qualità un po' scarsa, scadente? Questo dipende molto dall'alimentazione, perché un'alimentazione fatta come la facciamo noi, con cereali, solo con prodotti di origine vegetali, dall'inizio alla fine rende le carni e il grano. Un'alimentazione fatta come la facciamo noi, con cereali, solo con prodotti di origine vegetali, dall'inizio alla fine rende le carni e il grasso con un sapore e una tenerezza molto particolare. E gli altri maiali cosa mangiano? Quelli che danno invece la qualità un po' mentre più mentre nella grossa distribuzione mangiano sottoprodotti, mangimi già composti. E per farvi capire, è giusto per capire, questa cos'è questa? Questa è farina di carrube. Pensate, ovviamente nazionale, che arrivano dalla Sicilia. Che meraviglia, noi ne abbiamo anche parlato, quelli della Gargano. Questo? Questa è farina di soia. La soia, pensate, ricca di acidi grassi importanti, anche per l'uomo è importante. Questo? Questo invece è crusca, di grano tenero. Questa, guardate, questa è granella di orzo. Tutti elementi vegetali che mangia anche l'uomo. Questo? Questa è granella di mais. Vedete che meraviglia. E poi tu hai il muletto, metti tutto sì, insieme. Tutto questo viene macinato nel mulino e viene miscelato per avere, diciamo, un prodotto uniforme. Ora, qui abbiamo i maiali, guarda, che peso devono raggiungere? Tu mi dicevi devono raggiungere un peso sì, particolare per dare la qualità alle carni. Per dare, diciamo, la qualità, la giusta consistenza al grasso e alla carne, noi preferiamo macellare i nostri maiali ad un peso di 250 kg. Adesso da un maiale non si butta niente. No. E andiamo a vedere tutto quello che abbiamo preparato e vi spiegheremo perché non si butta niente. Beh, dopo che viene macellato, diciamo, il maiale, poi c'è la grande festa e qui, caro Antonio, troviamo tutto di più. Signora Anna, buongiorno. Buongiorno. Lei sta tagliando sì, la parte sottostante della cotenna, sì, il grasso. Lo diciamo strutto così di maiale. Che sì, questa poi messa qui sul fuoco. Sul fuoco a sciogliere. Si scioglie e diventa strutto. Sì. Vi voglio far vedere una cosa. Questa è la vescica del maiale. Quindi viene riempita poi la vescica sì, e diventa, eccola qua, io la faccio vedere, guardate, sembra un caciocavallo, invece questa è la sugna, tiene. Quindi una volta, vedete, questa è sempre la vescica, una volta messa poi al freddo diventa solida e, viene e poi viene utilizzata in per cucina cucinare, per le patate. Sì. Bene, andiamo un attimo qua. Signora, grazie, questa abbiamo capito, la sugna come si prepara in casa. Come stai? Bene. Allora, Enzo, grande esperto di cucina, alimentazione della zona, senti, guardate, abbiamo detto dal maiale non si butta niente, che bello, salsiccia. Le cosette maiale, le fettine di pancetta, salsiccia. Sì, e qua abbiamo il pomone con il cuore. Fammi vedere il fegatello. Ecco qua. Ecco, no, c'è il fegatello da fare alla brace. Guardate, eccolo qua. Ecco, guardate. Questo con qui. E il velo. E il velo che si avvolge. Si appoggia attorno al fegatello. Che poi si può fare o in padello o alla brace. Sai, a me la parte che piace più sopra questo interiore qua. Senti, vieni un attimo qui, va, vediamo un po'. Prendi un po' di bistecche. Ecco i nostri amici, posso mettere prego, qui? Prego. Si mette qua, a questo punto noi, stai qui, mettiti qua, mentre tu metti alla brace salsiccia, noi finiamo con queste prelibatezze. Allora, noi finiamo qui con questa brace, ma soprattutto con quello che mettiamo sulla brace, che noi gusteremo fra poco. So che vi abbiamo fatto venire l'appetito a tutti quanti voi, noi ci vedremo
alla prossima puntata. Ciao a tutti dal vostro Luca Sardella. Ciao. Ciao Enzo. Grazie Luca.